voi non potete capire come sono emozionato oggi. A parte che nevica. Dove stiamo andando? A parte che vabbè già nevica a marzo e una cosa strana. Freddo, no, ma ci sono queste piottine. Ma sono emozionato perché vedrete dove andiamo oggi. Ma si lamenta perché non ho mai niente da dire. Vorrei fare un piccolo disclaimer iniziale. Siamo qua non per ragioni politiche, non perché appoggiamo determinate fazioni politiche. Siamo qua perché è un posto che ci piace, è un posto che ha un'architettura che ci intriga molto. Quindi, visto che in passato su YouTube, soprattutto a Bucarest e a Lisbona, visto che in passato, soprattutto a Bucarest e a Lisbona, molte persone ci hanno criticato per delle nostre affermazioni. Ragazzi, rilassatevi, prendetevi una boccata d'aria, se proprio andate a camminare, correre, quello che vi rilassa di più. Però... però non rompeteci se magari diciamo delle cose, è tutto in tono scherzoso, ok? Cioè vorrei farvi vedere questi edifici, questa maestosità, tutto ciò che ci circonda. Mamma mia! Sei felice? Sì! Però mi sa che ancora non abbiamo detto dove siamo. Sì, no, dillo, dai, parla. Allora, siamo a Nova Uta, che voi direte, e che cos'è? Che cos'è? È una città nella città. È vero, è un quartiere molto periferico di Cracovia, nel senso che dista quasi 10 km da Cracovia, infatti bisogna arrivarci per forza con i mezzi o con un mezzo privato, posso, con l'auto. Con i mezzi ci si mette circa una mezz'oretta. E mezz'ora, 40 minuti, dipende. Qualcosa di più, però comunque è collegatissimo. Si tratta di un quartiere che è nato negli anni, fine anni 40, inizio anni 50, ed è stato costruito per ospitare i 30.000 operai della fabbrica di acciaio, dell'acciaieria, che è tuttora funzionante qui nella periferia di Cracovia. È un quartiere praticamente socialista. Ecco, voluto lui qui voleva arrivare, ecco. Perché gli piace così tanto? Perché c'è questa architettura spiccatamente socialista. Ok, il Partito Comunista, o comunque quando c'era il Partito Comunista, decise di costruire questo quartiere, come ha detto appunto Stefania, per chi doveva lavorare nelle acciaierie. Ma diciamo, anche un po' per dire, guardate come siamo bravi, vi facciamo questo quartiere con queste case, probabilmente poi le facevano pagare poco o addirittura non le facevano pagare agli operai, e quindi un po' per dire il regime comunista vi vuole bene. Perché? Perché Cracovia era il punto dell'anticomunismo, diciamo, più o meno, sì, della Polonia. Cosa possiamo aggiungere? Alla fine l'architettura, vabbè, adesso poi quando inizieremo a far passare le varie immagini ve ne rendete conto, a noi piace questo stile architettonico, ci piace questa atmosfera, ci piace questo grigiore, ci piace questo. I grandi viali alberati con anche tanto cemento, volendo vedere dove passano le macchine, queste cose qui. Un'altra cosa che consiglio di fare qui a Nova Uta è andare alla ricerca delle auto d'epoca. Ah, ecco, mamma mia, siccome qua girano ancora tante auto d'epoca che appunto si usavano durante il regime, ce ne sono alcune che troverete sparse in giro e potrete ovviamente fotografare, ma potete fare dei tour privati all'interno facendovi portare in giro da queste auto, cosa che noi non faremo, però speriamo di beccarne qualcuna, certo. Cioè, guardate questa maestosità, l'ho già detto, maestosità. Lo ripeto comunque, sì, però guardate. Puoi ripeterlo tutte le volte che vuoi. Cioè. Questo qua è Viale delle Rose, praticamente il viale più importante e famoso di Nova Uta. E se non sbaglio, lì in mezzo sorgeva la statua di Lenin. Cioè, ma raga, ne vogliamo parlare anche di questa macchinina. Ne abbiamo trovata una, ragazzi. Che era della polizia, vabbè, hanno coperto la scritta, però. Assurdo. È bellissima. Non capisco che marca sia. Non è Skoda quello? Forse il marchio vecchio della Skoda, non lo so. Ok, raga, no, guardate, cavolo. È una Lada. Cioè, non so, forse non ero ancora nato. Anzi, sicuramente.
comunque una cosa che dovete assolutamente fare se venite da queste parti è andare a mangiare in un milk bar. Se non sapete cos'è un milk bar, vi rimandiamo al nostro video che abbiamo fatto a Varsavia, dove siamo proprio entrati in un milk bar e abbiamo mangiato la stessa cosa che stiamo per fare adesso. Sì, ovvio, ma c'è da dire una cosa, questo è molto meno turistico, quindi... Ciò significa che... non lo so cosa ci aspetterà. Improvvisiamo. Cioè, se non ci fosse la scritta fuori, non si capirebbe mai che questo è un ristorante. Ovviamente non esiste l'inglese, non è neanche contemplato. Cioè, raga, proviamo così. Vediamo. Siete stati bravi, però. No, cioè, abbiamo una soddisfazione. Siamo super soddisfatti perché il nostro metodo del traduttore ha funzionato perfettamente. La signora ci ha dato queste cose di sua spontanea volontà, quindi ci sta. Queste sono pancake di patate. Sì, ecco, la salsina sopra sembra funghi. Non lo so. Questi sono crauti, una polpetta gigante. Questo credo sia maiale. Queste patate che sono sicura saranno buonissime. E una zuppa. Il prezzo però lo diciamo dopo, perché lo scontrino è ridicolo. Lo scontrino dopo. È ridicolo. Cos'è? Cioè, nel senso, sembra pesce. Pesce? Ma non sono sicuro, vi giuro. C'è un po' di pomodoro, quello è saporitissima, cioè molto saporita, ma non riesco a capire. Pesce, ma non riesco a capire, sembra merluzzo, non lo so. Magari sto dicendo una vaccata, però è buona, me la mangio. Ecco, io adesso passerò ad assaggiare i pancake di patate. Cioè, vorrei farvi notare anche le posate. Risalgono anche queste agli anni 50, ma è la bellezza di questo posto. Sì. Vai. Vabbè, ma i pancake di patate li abbiamo già mangiati svariate volte, però non così. Con questo succo. La salsa che mi intriga, voglio capire cos'è. Funghi. Salsina di funghi. Pancake. Che vuoi di più della vita? Allora, sinceramente, è un miscuglio di sapori buonissimo. Questo sembra pane. Sicuramente c'è del pomodoro. Sembra pane. Sì, è pane. Ma è buono. Però c'è veramente buonissimo. Cioè, è assurdo. Guardate in che posto siamo. Ed il cibo è saporito a manetta proprio. Vorrei farvi notare l'untosità, l'untezza, sostanzialmente l'unto che esce da questo pancake di patate. La vita è bella, Cioè, vabbè, il purè l'abbiamo assaggiato un milione di volte in Polonia ed è sempre spettacolo. Saranno le patate, non lo so. I crauti. Vai, assaggia. Dolci, salati, piccanti, pepati. Pepati. Buoni. E questa... E questa colpettona. Persona... Ma non so se aspetta. Prestami un coltello. Ah, è tipo macinato. Sì, una polpetta. Una polpetta di maiale, credo. Questa ambiguità? No, allora, è una polpetta di macinato. Sappiamo tutti che le polpette di macinato sempre sono... Ok. Però devo dire, si lascia mangiare. Non è che dici che schifo, non la mangio. Si può mangiare. Basta non sapere cosa c'è dentro. Esatto. Tanto anche se ve lo diciamo non ci credete quanto abbiamo speso. Allora, vi faccio vedere lo scontrino. Si vede? Ok. Sono 23,63 PLN, ovvero zloty.
5 euro. 5 euro, raga, 5. Circa lussuosissimi 5. Euro. Ma com'è possibile? Ed era tutto buono. Ah, era buono, cioè. Tutto, tutto saporito. Mamma abbiamo mia. Mangiato tutto, quindi vuol dire che non ci ha fatto schifo. Una cosa che abbiamo notato, non è la prima volta nei milk bar, è che le persone vanno lì ad acquistare il cibo portandosi tupperware da casa. Sì, contenitori in plastica da casa, arrivano, si fanno mettere dentro le cose e poi vanno a casa. E li fanno scaldare, perché a conti fatti, se voi ci pensate, costa meno che andare a fare la spesa, volendo sì. Dire. E comunque non hai la rottura di palle di dover cucinare. E quindi la maggior parte delle persone che erano lì facevano questa cosa. E c'era una coda chilometrica. Anche e... fuori addirittura, sì, esatto. Fuori ad aspettare. Ed è una cosa che è costante per tutto il giorno, perché evidentemente magari la gente viene qui pure alle 5 di pomeriggio per poi portarsi a casa le cose da mangiare. Alla sera. Alla fine. Stavo pensando che potremmo farlo pure noi. Eh sì. A sto punto. Alla fine è il concetto di una mensa, se ci vuoi pensare. Però, cioè, almeno io mi ricordo le mense italiane. Sì, le mense scolastiche, ecco. O le mense delle aziende. Però non qua non è so buono. Che... È buono. Boh. Vedete questa aiuola ricoperta di erba, fiori. Vegetazione, ecco, una volta era il piedistallo su cui era appoggiata la statua di Lenin. Qui c'era una mastodontica statua di Lenin che poi è stata divelta, è stata venduta a un tipo svedese, non si sa perché, e adesso non si sa dov'è. Siamo arrivati in quella che è la testimonianza delle casettine che erano state costruite per gli operai. È un bel quartierino, adesso queste sono case ovviamente normalissime che sono state affittate o vendute. Tra l'altro si dice che qui a Nova Iuta i prezzi siano ancora molto bassi, per questo che ci sono tante persone che vivono in questo quartiere. Ma sinceramente, tu ci verresti ad abitare qua? No, sei sincera veramente? No. Io sì. Vabbè. Tantissimo. Figurati se per una volta siamo d'accordo su qualcosa. Ho capito, però guarda. È un quartiere molto residenziale. Tra l'altro ci sono tanti anziani. Non è che non verrei perché ci sono gli anziani. Però si vede proprio un quartiere tranquillo, un quartiere... Vabbè, ma mica esci in discoteca la sera, cioè cosa vuoi? Quello, c'è 40 anni, Stefania, ma no, dai. Ma non per la discoteca, ma no, però nonostante le case mi piacciono queste casettine tutte uguali, un po' così. Siete pronti a vedere una cosa super brutta? Brutta forte, Comunque, dobbiamo anche spiegare questa storia delle chiese qua a Nova Iuta. Sì. Anzi, adesso stiamo andando verso una chiesa che anche storicamente ha un significato importante. E poi vi spiegheremo appunto il perché. Cioè, io vedo in lontananza quei casermoni che sono veramente affascinanti. Sento proprio nell'aria quel retrogusto frizzantino di falce e martello. Non so come dire. Aiutami, Stefania. Non ho altre parole per descrivere l'aria che si respira qui. Parlavamo di chiese, chiese belle, chiese brutte, ma soprattutto bruttissime. Questa credo che sia la chiesa più brutta che io abbia mai visto. Dietro a questa chiesa c'è una storia, ovvero negli anni '80 Papa Giovanni, aiutami un attimo che io... Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla per intenderci. Venne qui e posò la prima pietra. Per chi non lo sapesse, Papa Wojtyla all'epoca era vescovo, arcivescovo, che cacchio era, di Cracovia. So, ok, esatto. E quindi venne qui a posare la prima pietra. Il problema è che il governo comunista gli disse no, qui, soprattutto in questo quartiere,
le chiese non si costruiscono. E poi ne hanno costruite 50.000. Ripicca. E infatti quindi poi in quel contesto lì ci fu una sorta di rivolta degli abitanti, perché loro questa chiesa la volevano, perché comunque avevano una forte componente cattolica. Niente, la chiesa, la costruzione della chiesa rimase ferma per molti anni, finché il comunismo non cadde e la chiesa fu completata. Ed è stata fatta così. La chiamano arca perché dicono che sembri un'arca. Ci hanno messo anni per fare questo obbrobrio. Anche qua, come abbiamo detto fin dall'inizio, raga, sono nostre opinioni. No, astenetevi nel commentare stupidate, incazzature varie, robe del genere. Voi la pensate in un modo, noi la pensiamo in un'altra. Sì, infatti poi è la storia. L'hanno detto tutti che è brutta. No, che è brutta, è abbastanza oggettivo, sai, che... Chi è che mi può dire che è bella sta roba? Adesso ve la facciamo vedere. Ok. Cioè, non si capisce da che parte inizia, da che parte finisce. Non ha un davanti, non ha un dietro, non ha un boh. Ed eccola, rivelarsi a noi in tutta la sua maestosità. Ma tu sei sicuro che questo sia il davanti? Non lo so. Io ci voglio pure entrare, perché capite? No, ma aspetta. Mi voglio fare del male. Aspetta, capiamo come entrare però. Mi sa che il davanti è quello che abbiamo ripreso prima. Anche secondo me. Perché lì c'è una porta, adesso eccola, ma sembra una porta sul retro. Ma quello che sembrava prima, cioè quello di prima sembrava un parcheggio. Sicuramente qualcuno ci accuserà di blasfemia. Posso spezzare una lancia a favore di questa chiesa? Però il campanile è bello. Ok, credo sia l'unico esempio al mondo di campanile orizzontale. Ho fatto giusto una ripresa veloce dell'interno, non dico niente, giudicate voi. Allora, veniteci, se avete un giorno in più quando siete a Cracovia, venite a Nova Iuta. Non ci sono molte cose da vedere, però è proprio bello parcheggiare. Se avete un giorno in più che vi avanza quando siete a Cracovia, venite a Nova Iuta. Io mi sento di consigliarvela. Non c'è molto da vedere, però è bello anche solo passeggiare per i viali, per le strade. Più che altro perché vedete una cosa diversa. Sì, non è molto turistico, infatti i turisti ce ne sono veramente pochi. E la gente ti guarda male tante volte. E non abbiamo capito perché, ma la gente sembrava fissarci. Quindi, reso conto della giornata. Mangiato bene, speso poco, camminato tanto, visto qualcosa di diverso. Tutto perfetto. Alla prossima. Ciao.